più forte, più forte, più energia. La mia fidanzata. Grazie. Santinelli. Ciao a tutti, siamo pronti per questa grande serata qui con questi milioni di... Guarda quanti sono, guarda, sono un miliardo di... Quanti sono qui? Quanti contali? Quanti sono? 180. Ah, ecco, posto. Comunque, siete tantissimi questa serata così fresca questa sera, Jeff, si sta bene. L'anno scorso no, ma prima del Covid mi ero presentato con il montone, eccetera, dicendo che era una serata... Molto fresca. Freddissima, e tutti... avevano pietà di me che morivo di caldo. Allora partiamo subito, che siamo in ritardo. Ci siamo. Parti subito che siamo in ritardo. Bene, iniziamo con la 11ª edizione del Festival delle Barzellette qui a Tre Ponti. Un applauso. Presentiamo subito la giuria. E prima di tutti la presidente di giuria, che è giovanissima, Alice Vegliò, Scuola Danza Progetto Danza Lucrezia. Un applauso. Simona Zonghetti, giornalista. Lucia Lucarelli, Baby Party Topolino Animazione. Anna Maria Montefusco, vicepresidente Proloco Fano. Sabrina Mascioli, scuola di ballo Dream Dance Marche, che ha un sacco di seguito. Bene, Massimo Foghetti, giornalista. Etienne Lucarelli, assessore al turismo del comune di Fano. Saverio Olivi, presidente della Protezione Civile. Massimo Vannucci, farmacista. E Marco Pezzolesi, direttore del Pesce Azzurro, e Giacomo Grandicelli, presidente della Proloco. Ringraziamo i giurati, un applauso. Cominciamo subito, velocissimi, chiamando i concorrenti in gara. Sono che sanno da dove vengono, sono tutti quanti nuovi, no, questi qua dei concorrenti? Sì. No. Allora, non lo sapevo, sono sempre gli stessi. Che ha fatto meno presenze nelle 11 edizioni ne ha 9. Ecco. Però le barzellette sono nuove. No. Sempre le stesse. Neanche. Le barzellette praticamente stanno scartando. Questa l'ho fatta l'ottava edizione. Allora, questa l'ho fatta la quarta. La corcio, la taglio, la metto prima, la faccio dopo. Le barzellette. Ma non è vero, ci sono fantastiche barzellette anche legate ai momenti. Ma ce ne sono alcune fantastiche. Diciamo una parolaccia. Purtroppo abbiamo detto che le barzellette devono avere un certo linguaggio. Ecco. Ma io ce n'è una che ha solo una parolaccia che fa morire. Ah, già hai sentito? L'ho sentita dietro. Però noi sappiamo che dopo, semmai, se le dicono, se c'è la TV, dopo vengono tagliate. Dovrebbe suonare la campanella però con la parolaccia. c'è il bip. Va bene. Partiamo subito. Cominciamo. Primo concorrente della serata è un ragazzino. Ha compiuto 21 anni, appena ha preso la patente. Giorgio Faccioni! La 30ª edizione della Festival delle Barzellette. Grande Giorgio, un applauso! Ci racconterà subito... Da dove vieni? Allora, io vengo da Bellocchi, ma sono nativo del Porto, sono Portolotto. Bene, bene, prego. Ma del Porto di Pesaro. Allora, il vecchietto in punta di morte, Maria! Vai, voglio, perché lui era un comunista sfegatato, va giù, mi voglio iscrivere con la lista di Berlusconi. Ma cosa dici, Mario? No, mi vuoi iscrivere, c'è la lista di Berlusconi, ma lascia perdere, no, lascia perdere, è meglio morire un di loro che un di nostro. E via Giorgio, subito Giorgio Faccioni, vai, prego, si accomodi. Secondo concorrente, Fabrizio Boni. Vai Fabrizio. Vieni da Borgaccio di Colli al Metauro e buonasera a tutti. Allora, la barzelletta veloce è questa: uno va in farmacia, gli fa il farmacista, vorrei 30 scatole di preservativi. Il farmacista tira fuori 5, 6, 7, una gran mucchia davanti lui. Ha detto, vuole anche la busta? No, ha detto, faccia, ne è tanta brutta. Avanti il prossimo! Paolo Talevi! Ricordiamo alla giuria che queste barzellette non valgono ai fini della scelta. Buonasera a tutti, sono Paolo di Pesaro. Allora, dice, dottor Meschentmel, questo puzziva di vinca, strozzeva. Ha detto, lei faccia una bella cosa. Tutte le volte che sente lo stimolo di bere, si mangi una mela. Ma dottore, me fa a me il 30-40 mela al giorno. Evviva! Si accomodi! Via con la barzetta di presentazione, arriva il numero 4. Chi Antonella è? Crudeli! Vai Antonella! Aspetta che togliamo questo, che tanto non funziona.
Allora, io vengo da Ancona e si sente. Perciò non è capo. L'applauso per Ancona, capoluogo. Allora. E il fiolo alla madre. Mamma, mamma, è una madosca, che bella pelliccia che t'ha fatto babbo. Mando, ninni mia, si era per tuo padre e te ancora manco eri nato. Si accomodi anche lei, Mimmo Mencarelli, quinto concorrente in gara. Più forte, voi siete stanchi già, dai, un attimo, dategli la carica. Prego, guadagni il centro. Buonasera a tutti e buon divertimento. Allora, un uomo di mezza età entra in un bar del paese con la pistola in mano e dice: adesso voglio sapere chi è che va a letto con mia moglie. Tutti fuggono perché vedono la pistola. Chi corre qua, chi corre là, sotto i banchi, sotto i tavolini. S'alza su un vecchietto giù in fondo, dice: guarda che non ti basta le munizioni, Grande! Roberto Gaudenzi! Vieni davanti, alto l'applauso per Roberto! Lui è uscito perché va a casa. Mimmo! Ti devi sedere lì! Vai! Buonasera a tutti, io vengo da Fossombrone, anche se... Non sembra? Sono 12 anni che vivo a fare. Ah, ok. E allora la moglie fa al marito: ci vai a fare questa analisi da stetoscopio che è un po' beva, te c'è la cirrosi, stai bene, sei giallo. C'è Giro, va a fare questa analisi, torna a casa e gli fa la moglie: allora, cosa ha detto il medico? Che ne da beva? No, poi sbeva. So che da beva di stanza ai pasti. I magnachesa, vo beva il bociodromo. Super! Mauro Ceramicoli, numero 7! Continuiamo la presentazione, non ancora da giudicare, dei concorrenti. Mauro Ceramicoli da Ripalta. Allora, un nano va più al caffè del bar, pinte gente, il barista, giret, arriva il nano, un caffè, come lo vuole, alto o basso? E per l'imbecille mi prendo la riva, Avanti! Grande! Ultimo concorrente in gara, Florindo Piccini! Evviva! Florindo! Ipano, buonasera! Allora il figlio dice al papà: papà, papà, ma quant'è la festa del papà? Quanto è già tua madre? E allora no, non è l'ultimo, è il penultimo, perché l'ultimo concorrente fuori gara è Rosa della Cecca! Ed ecco, l'ovazione, signora! Allora, c'è la vecchia, vado al baslante da Mario. Mario, ce l'hai il fegato oggi? Sì, signora, allora lei bella patacca! E dai! E dai! Rosa della Cecca! Vabbè, il microfono non ce l'hai, meglio così. A posto. Fatite. E dai, com'è? Alla sua età, alla sua età. Sto per ridere, anche tribolanghi, ma che cazzo di virus? A me, le causate ogni tanto. Signora! Buonasera! Allora, sì, buonasera. La trasmissione durerà circa mezz'ora. Io ho fatto, vaga a casa, l'ho detta, vaga a casa. Si afferma. Cosa fai stasera? Bene, cominciamo. Signora Rosa, lei commenterà i barzellettieri. A modo mio? Speriamo di no. No. Mi raccomando, ho sempre un linguaggio... Ma c'è più giuria dei concorrenti? Vabbè. Sì. Quant'enne? Mo perso. Perché dopo anche loro racconteranno una barzelletta. Ma vedrai adesso il Rosatellum, la giuria mezzata. il Rosatellum tra poi. Dopo le nuove elezioni. Ma 5 in giuria. Ah, probabile. E allora? Hai visto chi c'è in giuria? Hai visto chi c'è? Guarda, sì, c'è l'assessore. L'assessore, la protezione civile. La rivoluzione civile. La rivoluzione. C'è il giornalista Foghetti. C'è, non so chi è. Giacomo, il presidente della Proloco. Ah, il presidente della Proloco, è vero. Giacomo. C'è la vice, dov'è la vice? La vice. C'è una gran sorciolona che non so chi è, però è una bella donna. Jeffrey, è una danzatrice, giusto? Non si vede, tutto un velo, tutto un pizzo. Tutto vedo un pizzo. E non vedo, Poi c'è una... Ma Vannucci. Sabrina. Poi chiama. C'è ben, il re della Sardella. Pezzo azzurro, ma la che c'è loro, invece da andare a mangiare ogni tanto. E poi vedo le tre grazie, Graziella e non so chi è. No, si vede male.
è una danzatrice anche lei, tutte belle donne. Tutte belle donne. Come Inve passava? Tutte belle donne, belle, veramente. Già, beh, c'è la Zonghetti. C'è la Zonghetti. C'è la bella bionda che... La bella bionda. E Jeffrey si occupa di animazione, questa bella bionda. E Lucia Lucarelli. E Lucia Lucarelli. E la parente del quel del Ving? No, e poi abbiamo Alice Vegliò. Alice Vegliò. Poi la presidentessa, che è una donna, signora. Vada a presentarsi, vada a conoscere. La presidentessa della giuria? La giuria, era una donna. Per la prima volta, un applauso, una donna, la presidentessa. Ma va nel mezzo, come coglione la presidente. Alice Vegliò. Alice, ciao, bella, tutte belle. Com'è? Io ho tre figli bellissimi. No. No, ricominciamo, Ne parliamo dopo. Sa tre di quella, ce ne fa una, mia. Anche quattro ce ne fa. E allora iniziamo subito. Bene. Ne parleremo dopo. Bene. Come funziona adesso? Cominciamo la gara. Prima tranche. Ogni concorrente si esibisce con una barzelletta massimo di 3 minuti. Alla termine dell'esibizione dovrete votare 5 concorrenti che passeranno alla fase successiva. E quindi eliminarne 3. Bene. Anche lui è parente Lucarelli, ne ha avuto parecchi. Ci siamo. Santinelli, chi è tua moglie? Io attacco il cronometro. Chi è tua moglie? E c'è la campanella? No, c'è la campanella. Quella c'è la mezza messa. Certo, c'è qua, la vuol tenere lei? A posto? Mezza messa. Ok. Siamo pronti. Cominciamo con la gara ufficiale. Io direi di ripartire da stesso giro delle presentazioni. Giorgio Falcioni, numero uno. Vai col cronometro. Vado e vado. Allora, la vecchietta, visto che siamo in fase di virus, che doveva fare il tampone. Allora il dottor sa sta bacchetta, ragazzi, che cercava di mettere in il naso. Stia ferma, signora, questa si smuoveva tutta parte. Signora, stia ferma, stia calma. No, stia calma, signora. Guardi, le prometto, li metto dentro solo la punta. Bravo! Anche mio marito mi diceva sempre solo la punta. 8 fiori mi ha fatto. Cazzo, invece, a Firenze sul treno, in quel treno, fra mia che piangeva, salutava dal PlayStation. Ciao Firenze! Addio Firenze! Ciao Firenze! Addio Firenze! C'è lui che stava lì. Ma tanto, mi sta dì, che faceva le prese. Io ho detto, io per 42 anni ho sempre fatto i boccioni di vetro grossi così. Otte! Ha detto, vedi che coincidenza, lei 42 anni facevi buccioni in quella maniera, ma no, in 5 minuti ci ha fatto qua e do buccioni grossi da te. Allora, c'è lui che va in un ristorante, scusi, cosa c'è da mangiare oggi? C'è tante cose. Ma dite, cosa avete? Il menù insomma preferito del ristorante. Abbiamo la tartaruga di mare. Oh, bravo, allora mi porti quella. Passa mezz'ora, niente, passa un'ora, niente. Passa un'ora e mezza, niente. Cameriere, guardi che un'ora e mezza passa. Adesso arriva. Passa d'ora, niente, alla fine. Questo in cavolo prende e va in cucina. Va in cucina, c'era. E il cocco, lo chef, c'ha la tartaruga che la leva, sa scurcelli in le manche ancora. Ma come fa? Ha detto, perché non tira fuori la testa? Mi fa vedere a me, per cortesia. E gittosa, gli ha messo un dito in del culo. Sa scurcelli, quella, la tartaruga, tira fuori la testa. Gli ha dato una botta, ma lei, ha detto, ma lei fa questo mestiere? No, ha detto, io sono il segretario del ministro Andreotti. E per me, ha detto, scusi, cosa hai detto? Ha detto, perché la mattina per me tira la cravatta, mi tocca fare la maniera. Dì, scusi, tira fuori la testa e mi fa che corda la cravatta. 20 secondi se vuoi. 20 secondi? Sì. Ah, di te, se no? No. A posto! Alla grande, Giorgio. Boni, Fabrizio, secondo concorrente. Allora, c'è una donna di 58 anni che è in benestante e si vuole rifare. Va dal chirurgo estetico e dice, guarda, io voglio rifare il viso, voglio rifare il seno, voglio rifare il sedere. Ha detto, mi voglio rifare tutta perché non voglio arrivare giù. Ha detto, guarda, noi possiamo fare tutto, solo che qui ci vogliono 40-50 mila euro. Non c'è problema per i soldi, c'ho tutto.
E va bene, questa è l'arpasta, 4-5 mesi, tutta fascetta, la pinqua scappa fuori, ti sembrava una ragazzina di 25 anni, tutta tiretta, questa tutta gasetta. Allora la prima roba che fa va dalla parrucchiera, taglia i capelli al moderno, tutto, E poi quando sta per uscire, perché la parrucchiera gli fa, scusa, secondo lei quanti anni mi dà? La parrucchiera gli fa, lei ci avrà 27, 24 anni, 25. Ha detto grazie, grazie, tutta casetta di scappapore, Dio, buono, quanto contenta. Che fa? Va al supermercato, fa spesa, fa al supermercato, compra la roba, fa la fila alla cassa. Quanti ora di paghe, pega, gli fa mal cassiere, anche un bel ragazzo. Ha detto, secondo lei, quanti anni ho io? Ha detto, guardi, secondo me lei ci avrà 25 anni. Oh, ha detto, grazie, grazie, te lo sai, io ne ho 58. Signora, complimenti, come gli porta bene, tutta contenta. Cucco fa, dite, devo vedere se c'è qualche concorso di bellezza, prendo dal giornaliero, va a comprare il giornale, come scappa fuori dal giornaliero, c'era un vecchiarin, mi fa, scusi, secondo lei io quanti anni ho? E il vecchiarin la guarda, dite, guardi, io vegan c'è vegan, però se lei mi fa mettere una mano dentro le mutande, le dico esattamente quanti anni ha lei. Ha detto, va bene, faccia, faccia, allora tira sulla gola, mettiamo la di vecchiarin, ruspa, mi fa, lei ha 58 anni. Questa, complimenti, ma lei cos'è, un mago, cos'è, un indovino? Ah, no, no, io ero dietro a lei al supermercato. Allora c'è il prete, fa la predica, la messa, e fa, cari fratelli e sorelle, l'unica strada per andare in paradiso è quella di cercare di perdonare i nemici, quelli che ti hanno fatto del male, quelli che non ti vogliono bene. Ha detto, lo so che è dura, è fatica, però per andare in paradiso l'unica strada è fare quel sistema lì, bisogna perdonare i nemici. Chi di voi vuole andare in paradiso ed è disposto a perdonare i nemici, alzi la mano. Allora alzine tutti la mano. La vecchiarina in prima fila lì, no? Mi fa, scusi, ma lei, signora, non vuol perdonare i nemici? Questa gli fa, no, no, noi i nemici non ci ho. Scusi, ma lei quanti anni ha? Io ho 98 anni. 98 anni senza un nemico. Venga su, spieghi a tutta la gente come ha fatto ad arrivare a 98 anni senza avere un nemico. Allora questa pia il bastone, puretta tutta scianchetta, va su l'alter, gli fa, io... C'ho 98 anni, non c'ho manca un nemico. Ha detto, per non avere io preghetto un bel po', giorno e notte ho preghetto. E alla figa è morti tutti, che fioi de putena. Boni, a posto, è finito 3 minuti. Bene, bene, prossimo concorrente in gara. Vai, vai. Talevi. Paolo Talevi. Allora. Un proprietario di pompe funebri un giorno ha lo sgradito compito di portare un suo grandissimo amico Gianni nel forno crematorio. Quando è nella camera adiacente al forno crematorio, lo spoglia tutto nudo e vede che questo è veramente dotato, ma una roba esagerata. Peccato, dice dentro di sé, bruciare un così bel arnese. E glielo taglia e lo mette in una sporta. Alla sera, quando torna a casa dalla moglie, fa, Maria, vieni a vedere che bella roba, non crederai ai tuoi occhi. Come scarta e fa veda, la Maria fa, no, è morto Gianni, no, è morto Gianni, no. Allora c'è un giorno, andavo con la macchina marotta, per non distogliere la vista dalla strada, dovevo cercare qualcosa nel portogetti della macchina, mi sono fatto male al udito. Ho detto, dato che so a fen, vado nella farmacia Vannucci. E il farmacista mi fa, desidera, vorrei un po' di alcol. Tira fuori da sotto il bancone 5 litri d'alcol. E cosa fai a tutto questo alcol? Sì, perché noi a Fano facciamo le cose in grande. Ho capito, ma chissà quanto mi costa, non si preoccupi, costa come la confezione normale. Vuole qualcos'altro? Sì, dato che sono maghi, mi dai anche un po' di cotun. Vengo oltre dal retro bottega, sa 4 kg di cotun. Vedete, qua c'è fax a tutta sta roba. Sì, perché noi a Fano facciamo le cose in grande, però chissà quanto mi costa, no, non si preoccupi, costa come la confezione normale. Ha detto, vuole qualcos'altro? Sì, mi serviria le supposte, ma in testa nuova che le compra a peso. Un allora, minuto. C'è un tale obbligatoriamente
Per tornare a casa deve passare davanti una casa d'appuntamento. Vedo la macchina del suocero. Poi capito, sto puttaniere dei lari tutta la macchina. Torna a casa e dice al suocero: Mario, hai visto la macchina tutta righetta? E cosa gliel'ho prestata a tu moi. Grazie! Avanti! E ora è il momento di Antonella Crudelli Ancona! Avanti, un applauso di incoraggiamento! Allora, siamo dal dottore, la moglie va dal dottore, dice: guardi dottore, a me mi succede una roba grossa un bel po'. Dice: c'ho mio marito che mi sta andando via di testa, dice c'ha culo a fare che non gli funziona più. Dice: signora mia, non è che potremmo fare tutto un te una volta, dice, la testa, la memoria e il vivo, dice, come famo, no? C'è già che partimo da una roba, poi da un'altra. Dice: allora faccia il piacere, partimo prima da quella roba più importante, va, dice, la memoria, dice, vedremo. Dopo un par di giorni, attorna, c'è dottore, dice, guardi, dice che mi ho sbagliato tutto, dice, perché? C'è perché niente, salza la mattina, hai tu vai in giro, con sta roba dura incomincia a fa. Due che il due o mette, cos'è che c'è due o fa? Siamo invece te una casa di tolleranza. Allora, un ragazzetto dice, bussan, te la porta. Dice, senta, dice, io volevo imparare a fare l'amore. Dice, fiolo mia, quanti anni c'hai? Dice, ce n'ho quasi 19. Dice, allora bocca dentro, vieni, vieni. Cioè, te metto con Maria, che Maria è esperta. Dice, però è da sta attento, Cioè, come no? Allora, va da sta Maria, dice, allora cominciamo. Hai tu qui c'ha da fare 3-4 lezioni al massimo, non è che potremmo fare tutto una volta. Hai tu, allora, te oggi prendi un euro in una mano e fai un euro, un euro, un euro. Domani mi ritorni. Stufiolo dice, ma così, sì, sì. Dice, te piani, piani, non ti preoccupare. Giorno dopo dice, adesso senta Maria come devi fare. Metti un euro in te una mano, due euro in te quell'altra, comincia a fare. Un euro, due euro, un euro e due euro. Cioè adesso ritorni domani. Ma quanto famo qualcosa? Preoccupa piano piano. Giorno dopo, c'è adesso, ce l'hai 5 euro? Sì. C'è allora, guarda, un euro un te na ma, due euro un te quest'altra, 5 euro li metti sopra chi da me. E fai un euro, due euro, 5 euro. Un euro, due euro e 5 euro. C'hai imparato? Sì. Dice, fammi la prova, via. Allora, stufiolo. Un euro, due euro, cinque euro. Un euro, due euro, cinque euro. Un euro, due euro, cinque euro. Ma vaffanculo i spicci. Cinque euro, cinque euro, cinque euro. E va bene. Andiamo con Mencarelli Mimmo. Avanti l'applauso per Mencarelli. Ce la facciamo. Dai, 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 dai. Due sposini si dovevano sposare fra un mese, però lui, il fidanzato, ha avuto un incidente con la macchina, si è fatto male in un braccio, si è fatto male in una gamba e si è fatto male anche nel pisello, è dovuto andare al pronto soccorso. Il pronto soccorso gli ha detto: non si preoccupi, ci mettiamo delle striscette di legno da fuori, poi li infasciamo bene bene bene, dice, lo tenga fermo così, vedrai che fra un po' di giorni si guarisce. E si sposano lo stesso. La prima notte da matrimonio lei si incomincia a spogliare, poi dice: vedi caro, ste pocettine l'ha toccata mai nessuno, vedi la mia pancetta non l'ha toccata mai nessuno, vedi la mia paperina l'ha toccata mai nessuno. Lui si apre davanti, dice: guarda il mio ancora imballato. Un giovanotto aveva il vizio di bestemmiare sempre. Quando erano insieme agli amici, anche giocavano alle carte, giocavano alle... Ogni tanto una Madonna, una bestemmia. Poi gli amici dicono: Mario, dice, sta brutta bestemmia sempre. Passi da persona incivile, da persona ignorante. Dice, vedi da smettere. Poi troviamo il prete, darsi che il prete ti dà una soluzione.
Dice, se proverò, vado al prete, il prete dice, ti dico io come devi fare. Te da domani, ogni bestemmia che fai, devi dare 10 euro al primo che incontri. Dice, così vedrai che il vizio prima o poi va via. Va bene, reverendo, ci provo. Il giorno dopo era lunedì, prende la macchina per andare a lavorare, chiudo il sportello e pia proprio i diti del sportello della macchina. Capirai, una bestemmia proprio di quelle sostanziose. Dice, ma guarda un po', dice, adesso tocca da 10 euro, ma è il primo che vedo. Vedo una signora sulla terrazza. Signora, venga giù, che do 10 euro. No, 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 dice, io prendo 50. Ma come, il prete mi ha detto 10? Eh sì, ma lui è un cliente fisso, viene tutti i giorni. Un minuto. Un maresciallo è padre di due gemelli piccolini di 3 anni. Un è nato sano e libero, un poverino è nato che è muto, non parla. L'hanno portato in tanti ospedali, Roma, Firenze, Milano, però non c'è niente da fare, non parla. Allora i parenti, e amici, dice, prova a portarla a Lourdes alla Madonna, magari la Madonna gli fa la grazia. Dice, ma aveva una bella idea, vedi? Un giorno parte con sto gemello, va a Lourdes, quando è a Lourdes fa il bagno con l'acqua santa, poi l'asciuga ben ben con l'asciugaman, tutta una volta sta fiolin fa, papà, cretino, ostia, ha cominciato a parlare, vedi? Allora telefona subito alla moglie a casa, cara, dice, il nostro bimbo ha cominciato a parlare, dice, ma cosa ha detto? Ha detto, papà, cretino. La moglie dice, ha ragione, perché quel muto è quel che ha lasciato a casa. A posto, grande. Gaudenzi Roberto. Allora, la maestra interroga in storia i bambini, chiama il solito Pierino. Pierino, vieni alla lavagna, facciamo una domandina sullo sbarco dei Mille. Sai chi l'ha fatta, no? Come no? Garibaldi, maestra. Bene, ma ti volevo fare una domanda specifica. Garibaldi, come mai partì per quarto? Maestra, se che chiate tre state più sveti. Allora, arma dei carabinieri, tutti a Pavia, tutta la scena dei carabinieri d'Italia per un centenario, non so cos'era. Parla il generale supremo dei carabinieri e interviene sull'aspetto annoso di queste barzellette sui carabinieri. Ora di finirla, perché qui non è così. I carabinieri hanno un intelletto uguale agli altri, se non di più. Vogliamo fare una prova. Tu, per esempio, lì vieni su, su in alto, qui si trova sul palco. Per facciamo una domanda diretta. Una, che so, di matematica, vale. Semplice per introdurre. Quanto fa 3 per 2? Qui è tutto emozionato, 3 per 2, 3 per 2, 3 per 2, 5. Ma no, no, non è una somma, è una moltiplicazione, ma non va bene. Allora tutti gli altri commilitoni, per dargli coraggio da sotto, dagli un'altra chance, dagli un'altra chance. Dai, allora, forza, ti faccio la domanda ancora una volta. Quanto fa 3 per 2, che è sempre più incasinato, 3 per 2, 1, ma no, non è la sottrazione, era la moltiplicazione, ma non è possibile, non è... Allora, mentre stava per mandare via tutti gli altri commilitoni, dagli un'altra chance, dagli un'altra chance, guarda che l'ultima, pensaci bene, pensaci, perché l'ultima ti fa, quanto fa 3 per 2, questo tutto emozionato, da 3 per 2, 6, tutti chiati da sotto, dagli un'altra chance. vai. Allora, un minuto. Un personaggio del paese che si chiama Doriano, dopo innumerevoli esami di patente di guida, finalmente riesce a prendere, perché non riusciva a passare la teoria, non riesce a prendere sta patente. L'evento del paese, finalmente, prima uscita di questo personaggio con sta, arriva con un 128 special verde, con davanti l'aquila con 7 aquilotti, pomello col teschio d'avorio, volante della Momo, cagnolino dietro, quello che si muove la testa, bisciolina per scaricare l'energia della macchina, e inconfondibile c'era il clacson, che però più di 3 volte non poteva usare perché se no si scaricava la batteria, era quella di camion, no? Arriva alla stazione di entrata dell'autostrada di Fano, ragazzi, stasera a Porta Cattolica. Tutti questi ragazzi che erano in macchina, contenti, euforici. Come arriva al casello dell'autostrada, 1,5 metri prima si ferma, tira il freno a mano, apre il sportello, scende. Il casellante lo vede arrivare, tira giù il finestrino, fa buonasera, siamo in 4,
cattolica andata e ritorno. Benissimo, avanti! Mauro Ceramicoli! Da Ripalta! Applauso! Grazie! Allora, c'è un italiano in Francia, camminava giù la strada, tutta una volta gli pia una gran sdoloreta e fa in tempo a cagare il bagno, bocca oltre dietro una frata del giardino di un. Praticamente, mentre la faceva, scappa quel male il padrone. No, no, monsieur, parbleu! Ma così, imbecille, ma la vedi che marrom? In una scuola di campagna arriva un direttore di città a controllare. Bocca dentro l'aula. Domanda a trabocchetto. Chi ha sfondato Portapia? Ah, questo è rupi di coglione che io oggi sono stato. Anna Madosca del Pinciambin. Va dal maestro. Guardi, ho detto a quel ragazzo lì che ha sfondato Portapia e mi ha detto che lui ne è stato. E il maestro gli fa, guardi, le assicuro che il ragazzo non si è mosso dal banco oggi. Alla Madonna, ste direttore va dal preside. Va dal preside, guarda che ho fatto una domanda, ma io ho detto che ha sfondato Portapia, mi ha detto che lui ne è stato. Sono giù dal maestro, mi ha detto che il ragazzo non si era mai mosso dal banco. E qui non ci siamo. Il preside fa, senta direttore, qui in questa scuola siamo come una famiglia, dimmi quanta scosta che sta porta la pagannù. Esame dai carabinieri, il maresciallo chiama gli appuntati uno alla volta, gli fa tutte le domande e poi alla fine gli dice, ma lei appuntato cosa pensa di me? Maresciallo, lei è un bel omne, è un pchè che manca un'orecchia. Brutto maledicato, come ti permetti? Vai via, sei bocciato! Bocca dentro a clatre, gli fa tutte le domande e poi alla fine sempre la solita domanda, lei cosa pensa di me? Maresciallo, è un bel omne, però è un pchè che manca un'orecchia. Anche tu, vai via, sei bocciato anche tu! Quel scappa, incontra Maclatre, gli dice, Markman, e gli dici che manca l'orecchia? E bocca dentro, gli fa tutte le domande e poi alla fine gli fa la solita... Lei cosa pensa di me? Maresciallo, è un bel omne. Lei porta le lenti a contatto. Ah, bravo. Ma come l'hai capita? Tal maresciallo, come fa a mettere gli occhiali senza l'orecchia? A posto! E l'ultimo, Florindo Piccini! Allora, un amico incontra il famoso Pietro e gli dice, Pietro, io ho saputo una cosa. Ma perché sei uscito dalla sala operatoria? Perché sei scappato dalla sala operatoria? Ha detto perché? Perché? Perché c'era l'infermiera, ma lì che diceva non devi aver paura, devi essere sereno. Sono cose che facciamo tutti i giorni, devi essere tranquillo. E vedi, insomma, dopo questi discorsi non ti ha dato serenità? Non ti sei convinto che ti stava dicendo tutto per il tuo bene? Ma mica parlava a me, diceva mal d'utore. Allora un signore al ristorante c'è il cameriere che passa a prendere l'ordine. Sì, allora ha deciso cosa prendere. Sì, prenderei quel piatto lì sotto che mi piace molto perché già l'ho visto là in vetrina. E poi lo guarda, vede che sul taschino c'ha un cucchiaino. Gli scusi, una domanda così stupida. Ma cosa ci fa lei con quel cucchiaino lì? Ha detto, signore, se cade una mosca nel piatto, cosa faccio? La vado a prendere con le mani? No, la prendo col cucchiaino. Madonna, ma dice, siete all'avanguardia voi, ma meravigliosi siete. Così, guardandolo, guarda ancora, mentre parla, si accorge che dal passante della cintura aveva un cordellino che andava dentro la patta dei pantaloni. Allora dice, mi perdoni, non è che voglio essere ficcanaso, ma quel cordino... quel cordino, signore, quando vado al bagno mica lo prendo con le mani. Ma che bravo, ma lei è meraviglioso. Ma e poi per rimetterlo dentro col cucchiaino. Allora il maresciallo dice al carabiniere, dice al maresciallo, maresciallo, io
io ho una certa paura, ho una certa ansia. Ma per cosa? Per cosa? Mi dica, ma per cosa? Io temo che mia moglie mi mette le corna. No, non vado a pensare una cosa del genere. Ma limite possiamo sempre fare qualcosa. Ad esempio cosa? Ad esempio possiamo mettere dei microfoni nelle stanze. Maresciallo, mance sen capiti. Io ho paura che mia moglie mi tromba, non che mi canta. Florindo! E ebbene, signora Rosa, venga qua. Abbiamo fatto tutti otto. Tocca a lei adesso. Cosa fai io? No, basta, io ho fatto. E allora? L'ho detta. L'ha detta bella grossa. Signora, guardi, allora. Ecco facendo. La giuria adesso si mette a lavorare. Beh, è ora. Dovrà fare una selezione. Certo. Ok, e vedere cosa, chi... Cosa succede adesso? Ne ho otto, quanti diventano? Cinque ne rimarranno. Di questi otto, cinque ne rimarranno. Ecco. E quindi praticamente questa sera... si deciderà il grande vincitore dopo che la giuria dirà chi sono questi che sono, insomma, ma prima di tutto ciò, siccome siamo in area di elezioni, Gino ci ha detto: mi raccomando, diamo parola anche alla politica. E allora da Roma ha fatto chiamare un onorevole. Già arriva fa la pubblicità. Già inizia la campagna elettorale, è iniziata. E quindi dovrebbe arrivare da qualche parte adesso che arriva. Gino, come arriva? Con la macchina, come arriva? Sarà la bicicletta? Bicicletta. Onorevole, è arrivato? Onorevole. Dov'è? So che dovrebbe arrivare l'onorevole. Aspetti. Io mi metto a sedere, aspetta. Aspetti. Onorevole, non lo so, sto cercando. Adesso arriverà. Onorevole. 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 No, io sono qua, ma l'elicottero? Non lo so. Io sono arrivato in elicottero. È l'elicottero. Ma non si è sentito. Ma no, è silenzioso, si vede. È arrivato in elicottero. Un applauso all'onorevole che è arrivato in elicottero. Buonasera, buonasera, è un piacere essere qua. Viva l'Italia, viva la politica! Certo. Finalmente, finalmente siamo tornati in campagna elettorale. Porca zuzza, mi ha piato la palla dell'elicottero. Non è niente. Non si è sentito, ma l'ho sentito io, guarda che roba. Ma non è niente, non è niente. Non è niente sta cipa, a momenti mi taglia la testa. Riso, ridi, saluta. Questo, basta che ride. Devi ridere, saluta, devi saluta. Ridere, saluta. Questo, basta che ride, saluta, dai. Vai, vedi. Ecco. Adesso arriva, guarda. Adesso è arrivato. È arrivato quarto d'ora fa, Santinelli. Questo è ripartito, ci lascia a piedi, no? Sì. Bravo. Beh, il discorso. Lascia il motore acceso per l'aria condizionata. Porca tu. Saluta. Allora. Ridi, guarda che bella platea. Merenda, qui ci ho messo i profumi. Ma quante borse c'hai? Ma lei mi ha detto di portare le borse, onorevole. No, sei il portaborse, ma una. Allora devo portare una, le borse. Non è che devi portare le borse, fai. Ecco il discorso, dai, comincia sto discorso. Bene. È un piacere. Ritrovarsi. Ecco sì. Una cosa, ma non posso leggere, non c'è un leggio? È leggio, certo, è tutto oggi che fa quel leggio. Mamma mia, con un foglio brutto. Perché lui è abituato in ufficio. Ci ho messo un pomeriggio per farlo. Ecco. Bene. Eccolo. Finalmente. Adesso stetti. Senti, adesso... È un piacere essere qui tra di voi, perché chiusi negli uffici si perde il contatto. Bisogna andare in mezzo alla gente, faccia a faccia, guardarsi negli occhi. Per capire quelle che sono le esigenze del cittadino. Non cominciamo. Onorevole, non si vede un cazzo però. Non si vede. No. No. Provi a saltare. Capito? Non posso fare il discorso così scassato. Lo più in braccio. Stia buono. Mariana, pesa come un cinghiale, pesa. Capito? Ma c'è una sedia. È una sedia, certo. È una sedia. Mamma una mia. Saluta. Scusate, ma... E qui siamo abituati a stare negli uffici e adesso che tocca tornare nelle piazze siamo dai, un po'. Monta nella sedia, è che questo è troppo alto, capito? No, è te che sei troppo basso. Dai. Bene. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Buonasera. I miei più fervi di sinceri e cordiali saluti. Sente quante le caculo. Siamo vicino a Natale e io colgo l'occasione per augurarvi buone feste. Onorevole, è 45 gradi, ma questo è Natale. Cosa c'è? Cosa ho detto? Io ho dato il discorso d'agosto, ho sbagliato. Porca boia.
Allora, Ciccio i morti, la liberazione. Ma vedi che sei. Vedi che mi fai fare le figure. Ridi, Loio, ridi, ridi. Ecco, ecco. Saluta, saluta. Ah, ridi, ridi. Ecco, ridi, ridi, saluta, ah, saluta. Saluta. Né niente. Sì, sei onorevole, non rompo i coglioni. Ma mi dai il discorso sbagliato! Vabbè, ciao. Sì. Forza, comincia, dai. Allora, parti. Bene. Gentili cittadini. Sì. Uomini, donne. Io mi ricordo 5 anni fa, venni qui in periodo elettorale e voi non mi avete votato. Cos'è sta storia? Perché? 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 Perché non l'avete? Perché? Perché? Perché non l'avete votato? Perché? All'onorevole, perché? E adesso siamo in crisi. Adesso siamo te la merda. Sta buono. Che non l'avete votato. Non mi interrompa perché mi confondo, Bravi. Io ve lo avevo detto. Ve l'aveva detto. Sbagliare è umano. Senti che sa pure il greco. Aspetta, mi fai parlare? Mi interrompi. Dai. Sbagliare è umano. Perseverare è diabolico. Senti che linguaggio furbito. La crisi ha colpito tutte le nostre famiglie. Tutti, ci ha massacrato. I nostri figli. Tutti. Il nostro lavoro, la nostra vita. Ci ha stesi, ci ha distrutti. Hanno detto cose che non hanno mantenuto. Ma cos'è sta storia? Dicono una cosa e fanno l'esatto contrario. Ma te guarda che roba, oh. Io mi impegno a cambiare la situazione da così a così. E lui la strabalta la situazione. Non sono i poteri forti che hanno comandato finora. Ecco. Ma sono i pensieri deboli. Bravo. Noi siamo come una squadra di calcio. Retrocediamo. No. Noi cambiamo allenatore. Mandiamo in tribuna le vecchie glorie e vinciamo lo scudetto. Sta. Aspetta. Aspetta lo scudetto. Se andiamo a Sanremo. Stoniamo come le campane. No. Noi vinciamo il festival. Senz'altro. Io qui in tasca ho le ricette. C'ha le robe da magnaccia. Ho le soluzioni dei problemi. Ecco. Ma non ve le dico. Non ve le dice lui. Non ve le dico. Le tiene per lui. Stai buono. Stai zitto. Mi parli più di me. Io non ve le dico. Non ve le dice. Perché mi devo fidare. Dice non ci si fida dei politici. Ma come? Cos'è stato? Ma cos'è stato? Sono io che non mi fido di voi. Lui. Ma chi vi conosce? Ma chi siete? Io mi fido di voi se voi vi fidate di me. Lui se fida di me se io mi fido. Ma onorevole, io non mi fido dell'essere fidata a buona gente. Io so di essere limpido. E se voi non vi fidate, siete voi che non siete limpidi. Oh, brutti zozzoni. Qui ci vuole una nuova mentalità. Certo. Per governare un paese moderno, dove si decide tutti insieme sui problemi. Ecco. E poi uno li risolve. Io. Lui, pensa come siamo messi. Io. Risolviamo insieme i problemi di tutto il paese. Ecco. Ma sì, ma non solo dei Tre Ponti, anche dei Bellocchi, dei Rusciano, e c'è tutti i paesi. Il paese Italia risolve è una metafora di questo paese Italia. Porca questo boia. Paese meraviglioso, pieno di storia, pieno di geografia e di scienze. Cosa c'è? Ho messo la vibrazione fortissimo, aspetta. E l'ho messa al massimo. Aspetta. Devi spegnere il telefono. Pronto? Quando... no, adesso l'onorevole non può sta a fare la conferenza stampa. Conferenza, sto facendo le solite coglionerie. Ma chi è? Chi è? No, adesso non devi spegnerlo quando parliamo in pubblico. Chi è? Adesso non può discorrere. Chi è? È un certo Lula. L'ex presidente del Brasile. Ma... no, è un tras de Rimini, sì. Ho capito, chi lo conosce? Senti, bella, telefona più tardi. Lo conosci. No, chi lo conosce? Telefono più tardi, ciao. Ma non lo conosco, spegni, va, guarda che è il colmo. Non lo conosce. Ma chi lo conosce? Noi siamo noi. Loro sono loro, io sono essi, gli altri siamo noi. Siamo noi. Madonna, io chi cazzo so adesso? Fammi leggere. Non ci capisco più niente. Non si capisce proprio. Se state con noi, noi insieme... non solo scriveremo il futuro, noi insieme scriveremo la storia. Ricordatevi la freccia, sì, la croce al posto giusto. Bravo. Arrivederci. Bravo, gli dite pure. Cos'è bravo? Arrivederci, onorevole. Ah!
te, oh! Hai visto? E sta bene, perché gli dico sempre: non faccia lo sborro vicino all'elicottero! Guarda che roba! Gli ha tagliato un braccio, gli sta bene però! Ci ha rimesso un braccio, gli sta bene, gli sta! Perché basta, oh! Ma c'è, adesso ormai sei come una coiona perché Santinelli chissà che cazzo fa! Santinelli! Signora! Arrivo, arrivo! Sigita, pisciare, abbiamo i risultati, i risultati, signora! Sì. Venga qua! Qua è del Gamma o del Biolab? Signora, abbiamo i risultati, venga, venga! Dimmi! Legga lei! Allora! Leggo io? Questi sono quelli che sono stati eliminati, tutti gli altri ovviamente sono quelli che sono rimasti. E cosa fai? Quindi io? Facciamo alzare in piedi tutti quanti i concorrenti, avanti, facciamo un po' di suspense, signora, crei lei l'atmosfera. La allora. Suspense, io cosa dico? Quelli che eliminiamo o quelli che restano? Allora io farei fare un passo avanti e poi dopo lo dice lei. Facciamo fare un passo avanti a tre persone. Allora facciamo fare... Boni Fabrizio, passo avanti. Boni Fabrizio. Poi Ceramicoli Mauro. Passo avanti. Talevi Paolo. Passo avanti. Per voi il Festival delle Barzellette continua! Pensa. E adesso, signore? Adesso facciamo. Chi avete da chiamare? Crudeli Antonella. Poi chi c'è? Non so. Piccini Florindo. Piccini Florindo. Per voi. E continua perché altri vanno a casa, infatti, finiti. Per voi. Per voi continua. Il Festival delle Barzellette continua. Continua. E, chi mandanga, e gli altri tre? Ah, gli altri tre. Passo indietro questi qua che vi avevo detto adesso, tutti seduti, quelli quindi, che Giorgio Falcioni. Giorgio Falcioni. Gaudenzi Roberto, Mercarelli Mimmo. Passo avanti, Giorgio, dove vai? Vieni qua, prendici un applauso. Mercarelli Mimmo, dove sei? Un applauso. Dagli un'altra chance! Dagli un'altra chance! E niente! Un applauso più forte! Un applauso! Altre volte hanno vinto! Non gli diamo niente? Oggi non hanno vinto, succede! Cosa gli diamo? Niente, manca un coso! L'ottava bottiglia, alla grande! Un applauso! Un applauso! Ci salutano! E a te ne prenderanno la bottiglia per poco, che poi... però erano tutti lì vicini, ecco, allora erano tutti lì vicini, non è vero niente per dare consolazione. Stringetevi, ecco qua. E signora, fate vicini vicini, siamo pronti per andare avanti con la gara, signora. Bene, come funziona adesso? Adesso funziona che quelli cinque rimasti quante barzellette hanno? Hanno due minuti. Questi due minuti devono convincere la giuria, perché solo dopo tre a quel punto ne rimarranno solo. E allora cominciamo, dai. Allora cominciamo da Boni Fabrizio. Un applauso per Boni, ecco. Ricomincia la gara. Due minuti, prendete il tempo. Aspetti, signora, che arrivo. Parti, Fabrizio. Dove vai? Ci sta scrollando, vai. Mettete d'accordo? Sì, vai, Boni. Allora, c'è... aspetta che del Marco più, Coglioni. Ripartiamo. Boni, Fabrizio. Applauso, ricominciamo. Via. E via. Allora, c'era... aspetta. A coglioni. Boni Fabrizio, per te finisce qui. Sì, siamo avanti. Dagli un'altra chance. Boni Fabrizio. Aspetta. A coglioni. A coglioni, Boni. Ci avete un gol di ben per Boni? No. Se stai mai sta zitti un minuto, darsi che Marco. Allora, questa pure era anche la più bella, mi giocava tutto il gioco, ma lì... Pensa come ne cadre. Allora, c'era un uomo che aveva perso il lavoro, aveva perso adesso la crisi a Nicò, e il rapporto in canna, non c'aveva più un soldo che c'è tu un occhi. L'unica roba è che c'aveva la moglie bella un bel po'. Allora gli famo la moglie, te senti carina, ma che per Givanti tocca trovare un sistema. Come fin, e te senti, i Miami miei, che se te vuole ne veda tutta nuda. Però è nanda di dici una parolaccia, perché se ti dici una parolaccia, mi danno 100 euro. Ha detto, va bene, provando. Allora incontrava il primo amico, gli fate sentire, e tu mi vesti, ma mi muoio nuda, vorresti vedere, ma mi muoio nuda. Ha detto, sì, magari. Però è nanda di dici una parolaccia, perché se la dici, mi dai 100 euro. Va bene. Allora, avanti la camera, la moglie si spoglia, quanto si è spogliata tutta nuda, l'amico.
che topa, a 100 euro. E da Cima Catrami, questa quando si risponde tutta nuda, che sorcia, a 100 euro, 100 euro, 100 euro, 100 euro. E in pratica passa tutti gli amici sua e fregama tutti. Dopo un po' un bel flitto di soldi, un bel flitto di amica, de, chi c'è rimasto? De che è l'unico che è rimasto il prete. Ah, dai, provando al prete, può darsi che mi fa sorcureato, vlet veda ma mi muoio nuda. E il prete ha detto, magari fratello, ha detto, anche lei è una cosa del Signore, è una creatura del Signore. Ha detto, va bene, e però Mark Manden avete da dire una parolaccia, perché se dite parolaccia mi dà 100 euro. Ha detto, va bene. Allora lì si è spogliata tutta nuda, il marito aspetta che il prete dice qualcosa, invece il prete si la guarda ma anche non dice niente. Il prete si è detto, tanto un po' per fare di qualcosa. E sorcureato, ma una donna da sci, cosa faresti? Mi fa, ha detto, io ci farei un aratro. Come un aratro? Sì, sì, ci farei un aratro. Ma come vuol dire? Come fa a fare un aratro? Guarda, ti faccio vedere. La metta pancia sotto, la tira oltre il letto, mi pia la gamba destra, questo è il manico destro, mi pia la gamba sinistra, questo è il manico sinistro, tira sul gonone, ha detto, questo è il registro. Più seccia, meno seccia, più seccia, meno seccia. Ha detto, mo che fa la sega a 100 euro. Va bene, Boni! Bene! E adesso a seguire chi c'è? Talevi, Talevi, Talevi Paolo! Avanti! Due minuti! Allora, una coppia di coniugi in viaggio di nozze. La sera prima di coricarsi, lui si avvicina alla patatina della moglie e dice, bacino sul boschetto. È rimasta allibita la moglie. E questo non si sa cosa combina. E si mette a dormire lui. Oh, sta storia va avanti 3-4 sere. Alla fine, dopo vedere il bacino sul boschetto, lì a fa, amoro, qui ho che pianti il pino che vendo il terreno, eh. Via un'altra. Allora, una coppia di coniugi appena sposati, no? E lui, mentre che fa sesso, fa, ti devo, cara, dire un segreto. Io prima di venire con te sono andato con un sacco di prostitute. Lei guarda e fa, mi sembrevi una faccia conosciuta. Allora c'è un chirurgo, va vicino al cliente e fa, Mario, il suo intervento sarà molto delicato. Di solito ne campa 1 su 100, però sono sicuro che il suo verrà bene. Ma dottor, professor, confadi che viene bene, perché già ne è morto 99. No, è passato un minuto. E no, l'effetto di coglione. Allora dice, signorina, c'è un pelo nel caffè, quella del bar. Cot crede, sa un euro ti appia tutta la gnocca, no, per caso. No. A posto, grazie. Fatta. A posto, chi abbiamo adesso, signora? Adesso c'è l'Antonella. Vai, Antonella. Allora, siamo dal veterinario. Una signora con pincer e un signore con bel calopu. Allora, la signora col pincer dice, buongiorno, dice, che bel cane, dice, io sono venuta, dice, per fare la vaccinazione al mio fuffi. Dice lei, dice io, dice purtroppo, dice il camia, dice ieri sera ha dato un pezzo di moccigotto a mia suocera. Oh mamma mia, allora lo fa sopprimere. Sì, e tu sei matta e ti fa gudana li mattina i denti, no? Siamo a Tre Ponti. Un ciclista comincia andante la via desti Tre Ponti, su e giù, a un certo punto perde l'equilibrio, casca giù lungo per terra, una macchina passa e passa sopra. Capirai, chiama quello, chiama quell'altro, croce gialla, carabinieri, portano all'ospedale sto puretto, l'ingessene da su da cima fino a giù da piedi. Gli lascia nel bughino un te gli occhi, il bughino un te la bocchettina e il bughino un te la natura. Al che uno che passava dice, conosce nessuno, stomo, chi può essere, chi non può essere. Dice, guarda, questo per me
Dice Gigio che sta di casa qui a Tre Ponti. Dice se chiami la moglie, dice ve riconosce. Allora Vanna chiama la moglie, dice senta, suo marito mi sa che l'ha preso sotto una macchina mentre andava in bicicletta. Dice il povero a riconosce. Cioè come no, si è mio marito. Pia va su l'ospedale, il vede in letto tutto ingessato, dice scusi dottore, ma secondo lei io come cazzarò la pago a conoscere mio marito così? Cioè senta, dice, allora quanti anni è che è sposata? E dice una cinquantina. Cioè allora stia a sentire, dice faccia una cosa, cioè dia una muginatina qua giù da piedi, dice tanto ormai, dice il conoscerà, dice come no? Allora Pia caccia giusta man, comincia a mugina, mugina che te mugina. Tu dottore, questo non è de Tre Ponti, e poi gli dirò di più, questo non è manco de Fano. Finito! A posto! Il prossimo che abbiamo, signora! C'è l'amico lì da Ripalta! Allora, alla scuola del Fossombron, la maestra dai compiti, ma i ragazzi dovevano fare, aiutare ai genitori a fare qualcosa. E il giorno dopo, arrivare alla scuola, dice, tu cosa hai fatto? Sono andata a casa, ho visto che la mamma cucinava, gli ho dato una mano. Brava! E questo cosa ti dice? Questo mi dice che da grande potrò diventare una brava cuoca. Brava! Ma su Clatre, tu cosa hai fatto? Sono tornato da scuola, ho visto che il babbo accomodava la macchina nel garage, gli ho dato una mano. Bravo! E questo cosa ti dice? Questo mi dice che da grande potrò diventare un bravo meccanico. Bravo! Ma su Clatre, che era un po' lavativo. E tu cosa hai fatto? Ha detto io sono uscito a casa, mi sono messo il divano, ho giocato alla PlayStation e poi sono uscito al terrasse, mi sono messo a sputare sotto ma qui passevne. Ah, bravo! E questo cosa ti dice? Cosputi imbecille! C'era un che aveva il pappagallo, era intelligente a bestia, praticamente il pappagallo discorriva come un cristiano, rispondeva anche al telefono. Al padrone ha detto, guarda che io da Civia vedo un cubinetto di Ciundan. No, no! Allora il padrone va via, lì alcuni sono al telefono. Pronto, siamo quelli del gasolio, quest'anno quanto ne volete? 30.000 litri! Ma è sicuro? Sì, sì, 30.000 litri! E il padrone, arriva, il pappagallo, e i cubinetti hanno o no? Dopo una spena arriva tre autocisterne di gasoli. Ma chi l'ha ordinato? Ah, tanto il numero questo l'ha ordinato lei. Ah, adesso ho capito chi è stato. Chiappa ma che il pappagallo e il mette lei l'aperto il mur, adesso i maledost men. Che il pappagallo dopo un po' ne poteva più. Dopo un congegno, si gira, vede il crocifisso, tutto nero, sale ragnatil, gli fa, è una madonna, ma tu con gasoli ordinato. Mara, c'è l'amico lì, puoi andare di là a bere, vai pure, vai pure. L'ultimo signore che abbiamo. Florindo! Allora un signore si va a confessare, parla col prete, dice ho un peccato molto grande. E figliolo, sono qui apposta, dillo, no? È dura, padre, ho capito che è dura, ma se sei venuto qui devi per forza parlare. Apriti. Padre. Parla! Ho fatto sesso con un gatto. Come hai fatto? Che mamma mi sgrancia tutte! E come? Un testimone di Geova suona a una casa e esce un signore e gli fa: ti ho portato la luce del Signore, per carità fai la pagare, ma lui che io c'ho un conto alla Madonna da pagare, Allora c'è un signore che va dal medico e dice: dottore, scusi, mi deve aiutare. Io quando piove la parte sotto mia diventa rossa. E dice: come faccio a capire? Bisogna che lei mi vieni qui quando piove. Quando piove lei venga qui e poi io la guarderò. Allora arriva il giorno che piove, lui arriva lì, si tira giù i pantaloni e vedi che aveva due testicoli arrossati nel modo più assoluto. Ha detto: adesso vedo, ma ha un paio di forbici. Ma cosa mi fa, dottore? Cosa mi fa? Stia tranquillo. Dopo due minuti che
fa il suo lavoretto. Ah, quanto sto bene, dottore, ma cosa mi ha fatto? Ho rifilato gli stivali. Florindo! Puoi andare di là a bere, Florindo? Tu ti avevi adesso? E adesso chiamiamo Jeffrey! Jeffrey, dove sei? Ci siamo, Jeffrey, ci siamo! Vieni qua! È il momento! Un applauso a Jeffrey che è... Mentre la giuria... Grazie, mentre la giuria... Cosa facciamo? Decide... Ecco... I tre... Afrid beva tutti? I tre barzellettieri che restano in gioco... Per la sfida finale è con noi un ospite, non so se presentarlo o meno. E chi è? Lo presenterò. Ah, non lo so. Canta? Chi è? Voi potete immaginare, dai, chi possa essere? Dai, che sono tutta emozionata, dai. Presentami, dai, muovi. Presentami. Orietta Penotti! Bella! Ciao! Dove va? Stia calma, stia calma! Stia calma! Molta gente! Non sono calma per niente, molto caldo! È caldo! Signora, venga qua, signora, venga qua! Venga qua anche lei, signora! È caldo, sono tutta sgrammaticata! Si fermi, si deve! Si fermi! Sono tutta stressata! Si deve fermare qui! Ma sembra un go-kart! Sono emozionato! Da Orietta, tu fermi? Ma chi c'è la della cieca? Certo. Quando stai bene. Grazie. Ma sei dimagrita molto. L'estate, sai, ti sei mangiato meno. No, c'è molto, è diventata. Venga qua, signore. Venga qua. Ma sarà 200 kg. Non si dice, non si dice. Poi stai molto bene. Si vuole fermare qui al guarda centro. Guarda che bella pelle. Grazie. C'è un incarnato bello. Che roba. Sembri la Rosy Bindi, guarda. Stai bene, muoi. È brutta come un colpo. È diventata così brutta. Ma qui c'è anche la demenza senile. Rosa, sono Orietta, ti ricordi? Ma voglia. Orietta Pedotti. Il poderino. Quella del poderino, sì. Ti ricordi? Certo. E pure ti ha perso la memoria. Sì. Non capisce più niente, visto? Che poi è giovane, lei mica è vecchia, ci avrà 70 anni. Ma già c'ha la demenza. Ciao, Rosa. Sì, sì, sì. Hai ragione, come hai matto. Dai. Sì. Hai caldo, te. Molto caldo. Sono molto accaldata, certo. Sono tutta calorata. Sei tutta calorata dappertutto. Adesso mi spoglio tutta nuda. No, lasciatemi spogliare tutta nuda. Ma meglio di no. Sono esaurita dura con questo caldo muro. Anche te, Rosa, sei esaurita. Rosa, guarda, sono stordita dura. Cosa devo fare? Se stai zitto al secondo non ce la faccio, stai zitta, capito? Non ce la fai. È un'estate molto bella, molto molto. Lo sai che mi sono innamorata? Sono contenta, sì, mi sono innamorata, ho visto una storia molto bella. Con Gino Bartolucci. Tu è che è scalmanato. Gino, è malattia. È malattia, guarda. È un impipito. Guarda, sembra tutto mucito, invece è molto impipito. È impipito duro. Tu è scalmanato. Straginai. Fa finta di niente. È perché si invergogna. Guarda, è stata una storia d'amore molto bella. È durata molto. Due giorni è durata. Niente, ci siamo fidanzati il primo giorno della sagra della Crescia Matta. E ci siamo lasciati il secondo giorno della Crescia Matta. È stato molto bello, abbiamo mangiato molta crescia, molta. Dopo ho capito, lui ti porta sempre queste sagre. È il fritto. Andiamo alla sagra della Poletta, è la sagra del fritto. Andiamo in giro per Fana Beva. Hai capito? Io non ce la faccio. Diventa impegnativo. Hai capito? Divento un ciambotto come te. Io non voglio. Io non voglio diventare una ciambottona come questa, capito? Te che tu fai? Mi metti là e qua mi sposti. Sì, sta tutta la... Deve stare zitta. Mi metto in braccio a Pezzolesi, Giovanni. Deve stare buona qua. Sono matta dura.
Ferma te chi qua. Sei il cantante albano? Sì. Chi sei te? Ferma qua. Albano. Dai, cantaci una canzone. Il dai, sole. Dai. Allora, fermi. La giuria ha raggiunto il verdetto. Dov'è? L'ha raggiunto. Non l'ha raggiunto, no, Orietta. No. Di cosa? Lei lo sa dove siamo? No, dove siamo? Dove siamo? In quale che città? Che quartiere è questo? Siamo fuori dal poderino. È un quartiere malfamato, allora. Malfamato no. Ci avete le mura perimetrali? Questo è un quartiere. No, ci sono le mura perimetrali. È tutto un campo, è molto aperto. Sì, e sì. Quindi anche da Cincinarola possono arrivare. E come no? No, noi al poderino abbiamo chiuso tutto. Bravi. È moccato dalla paleotta, veniva sempre a fare la spesa da noi. Noi ci siamo rotti i coglioni, capito? Ma come? Noi siamo per la globalizzazione. Da tutto il mondo lei chiude il quartiere. Sì, della tua sorella. No, assolutamente. Noi abbiamo un quartiere molto servito. Siccome la paleotta non c'hanno niente, perché non c'hanno niente di servizi, niente. Le ville, noi abbiamo tutto, perché abbiamo la farmacia, abbiamo la merceria, abbiamo gli alimentari, abbiamo San Pio X, abbiamo tutto. Certo. La paleotta, mica c'hanno una chiesa, qui c'è il San Pio X alla paleotta. Allora vengo tutti al poderino. È bene. No, noi abbiamo detto no, vogliamo delle mura perimetrali, capito? Giusto. Dopo ti vengono tutti dei quartieri malfamati, da Sant'Urso, da Rosciano, ti viene della gente extracomunitaria. Perché quelli di Rosciano, qua è faniesia, italiani del poderino, no? Non mi sembra, dai. È scalmanata. A Sant'Urso. Non si tiene, ma al a Sant'Urso che parla la lingua che parliamo noi del poderino. No, che lingua parla? No. L'italiano, chissà che parla l'italiano, noi il poderino. Ma te sei stordito, sei? Che lingua parlo io, secondo te? Che parla il tedesco? Dalla Sassonia possono venire? Sì. Hai saputo della... Ti volevo attaccare un pilota. Poveretta. Hai saputo la Rosita Rosati quest'estate? No, come fai? È cascata dalla bicicletta, poveretta. Ha preso il cavalcavia del Politea, perché quello tanto, te lo sai, è disgustoso, perché sì. È disgustoso. Anche io una volta sono caduta tutto il bricino qua, un male cane. E invece lei è caduta di dentro. Il tipuretta è tutta sdentata, è molto scomodo, capito? Perché quando ci parli non capisci niente. Certo. Gli ho detto Rosita, abbi pazienza, io non ci capisco niente, certo. Capito? Allora lei è molto complessata con questi denti, perché è sdentata, ma te capisci se ricoglioni? Capisco, sì. Mi fa solo sì. Non dai tempo di parlare, tempo. Parla solo lei. Ho parlato della Rosita, che è cascata bocca all'avanti, spaccata. Perché lei dal poliziotto è partita a 200 all'ora, bim, ha fatto la cunetta, beh, è cascata tutta lunga. È cascata lì di denti, e la Rosita è molto portata per cadere. Te sei dispiaciuto per la Rosita, non la conosco, che cade, si batte sempre tutti i denti. Mi dispiace un po'. State a sentire, vi devo raccontare. Abbiamo finalmente. Aspetta, no, si deve andare ad accomodare lì. Sulla rosa, lei deve andare un attimo da dietro. Nei bagni. La cercano in regia, ma lei si mette a sedere qua. Dove agire? Venga qua. Bene. Allora Jeff, ci siamo. Vai, Santinelli, leggi. Mi si vede la natura, no? Allora, facciamo venire qua tutti i concorrenti. Venite avanti. Tutta roba bella. I concorrenti, dove sono? Tutti e cinque. Un applauso intanto ai concorrenti. I cinque concorrenti in gara. Perché è il momento di capire chi di loro rimarrà in gara. Ne resteranno tre. Ok. Faccia un passo in avanti, Boni Fabrizio. Un applauso a Fabrizio. Che ci lascia! Grazie Fabrizio! Che peccato! E ora un passo in avanti a Crudeli Antonella, che invece rimane! Brava Antonella! Vedi a sedere Crudeli Antonella, un passo in avanti a Florindo Piccini, che rimane! Chissà! Un passo in avanti a... Il numero 3, il numero 7, avanzato. Mauro Ceramicoli. E anche... Che ci lascia. Un applauso a Mauro che ci lascia. E quindi rimangono in piedi, fatemi prendere un bel applauso, i tre finalisti. E quindi, carissimi, con Talevi Paolo che mancava, che rimane tra i finalisti. Quindi, Talevi Paolo, Vicini Florindo e Crudeli Antonella sono i tre finalisti di questa undicesima edizione del Festival delle Barzellette qui all'Arena BCC di Tre Ponti. Seduti, e Jeffrey spiega come funziona la parte finale, vai. Bene, tutti e tre i concorrenti in gara
vinceranno un premio, un buono spesa da 300 euro il primo vincitore, da 200 euro il secondo e da 100 il terzo. Bene. Comunicazione di servizio, accendimi il 2 che posti scorra! Non è acceso. Anche con calma. L'hai acceso? Oh, quel tornapiedi laggiù è. Bene, bene. Siamo pronti, fase finale! La prima, chi deve iniziare? Il numero più basso qual è? È il numero 3. Chi è il 3? Paolo Talevi, Paolo, prego. Paolo Talevi. Una adesso, secca, una secca con la Pedotti. Una barzelletta secca. Allora c'è un rappresentante che dalla par della mattina non aveva combinato niente, va di pomeriggio a vendere in campagna. Suona un casolare, arriva una signora, dice: desidera? Sono il rappresentante del folletto. Lo conosce, signora? E ce l'ha una mia amica, ma non mi ha detto ancora niente. Le posso fare una dimostrazione? Certo. Allora, dici, mi dà una secchia. Questo va nella stalla, acchiappa gli escrementi più liquidi che possibile. Va nella cucina, tutto per terra. Ma cosa fa lei? È matto? Guardi, io c'ho il folletto. Tutto quello che non aspira il folletto me lo mangio. Ah, la davena bella fem, perché oggi un mio amico la corrente. Pensa te. Paolo! Avanti! Antonella! Antonella! Allora, siamo al mare, dato che è tanto caldo. Allora c'è un contadinello, la madre dice: figlio mio, sempre qui dentro casa, dalla stalla al porcile, da qui a là. Va un pezzetti al mare, divertete ancora te come tutti i cristiani. C'è mamma che prepara una bella guluppetta col da magnà dentro, così almeno stai tutta la giornata, ti diverti. Questo Pia va giù verso Senigallia, si mette sotto un ombrellò e il lettino, comincia a stare lì così come un ciambotto. C'era una ragazza, dice: senti, dice, prendiamo un moscone, dice, andiamo al largo a fare una navigata. Questo dice: boh, dice, io non ce l'so. Dice: proviamoci, no? Provamoci un po', me l'ha detto un cu mamma da divertime. Pinne sto moscon, comincia a andare a largo. Quando è a largo, lì a Pia se cava il reggiseno. E lui così come un ciambotto. Dopo un pezzetti, lì si spalma tutta sta crema, tutta bella incremata. Lui sempre così come un ciambotto. Alla fine lì a Pia se cava giù ste mutande, ste gambe così. Lui manco per le mele, gli guardava così, sai, proprio qui inciambuttiti. Lì a tutta incazzata e si rigira: oh Nino, ma tu madre a te te l'ha fatto sì o no un buco d'uccello? No, e tu mi ha fatto il coniglio in purchetta. Va Florindo. Allora Babbo Natale, mentre porta i regali, si ferma perché ha dovuto fermarsi per fare un bisogno, si mette dietro un pino e fa i suoi bisogni, insomma. Guarda caso, passa la Befana davanti, ha visto sto Babbo Natale, si è chinato un po' e ha visto Babbo Natale con due robe sotto, ma si ferma e gli dice: Babbo Natale, ma c'hai due palloni sotto. Befana, fatti un po' i cazzi tuoi, perché io vengo una volta all'anno, Florindo! E allora, signore, il festival qui si conclude. Attendiamo che la giuria decida, ma prima di tutto ciò c'è la barzelletta della signora Pedotti! C'è la barzelletta! È qua! Signora! Racconta la barzelletta! Io so che lei, mentre la giuria decide chi vince. L'ho detto anch'io prima, dillo una capita. Venga, signora, so che lei ha preso punti. Dai. Dove va? Dove va?
Ha detto Arva. Deve raccontare la barzelletta. Vedi, lui mi mette. Vuole il microfono quello. Mi metto qui, mi metto qua nel mezzo, capito? Ecco, mi metto qui. Dai, ma chi del mezzo? Dai, quella si sta. Lasci. Vado. Racconta, qual è la racconta una barzelletta, l'ho detta prima. Vado, signora. Devo raccontare. Ho detto una freddura. Tanto delicata io, dimmi. Tocca essere portati, capito? Sì, ma tu sei portato, tu parli sempre. Io parlo sempre molto. Allora vi racconto quella di Pierino. Dai, perché Pierino, capito? Te devi sapere che Pierino è un ragazzo molto particolare, che ha molte problematiche, sì. Capito? Perché tutti pensano Pierino e tutte le barzellette, capito? Che è un ragazzo un po' stupido. Invece Pierino non è stupido per niente. No. Ti posso attaccare un pilota? Te pensavi che Pierino era stupido? Non no, è stupido. Se dovrebbe dire la barzelletta. Voi pensavate che era stupido, no, signora, aspetta, la barzelletta avrebbe è un ragazzo come tutti, capito? Sì, certo, un ragazzo normale. La cronometro, insomma, avrebbe Pierino. 30 secondi allora, per la barzelletta. A un certo punto Pierino, questo ragazzo molto normale, sì. molto simpatico, molto aggraziato, sì. Si sveglia una mattina e la madre gli fa: mamma, sai cosa voglio fare stamattina? Voglio fare una bella gita in barca, capito? Voglio fare. E adesso non mi ricordo che stagione era, sarà stato boh. Non so se era l'estate, l'inverno, l'autunno, boh, mi sa l'estate, tanto sentite che prendo un dito in barca, sì, sarà stato 10 secondi. Sarà stato boh, sarà stato giugno, boh, luglio, sarà stata. Potessi faccia che è stato settembre, vabbè, boh. 5 secondi, sì. Insomma, era un bel giorno di settembre, d'estate, dice, dai, voglio fare una bella gita in barca, no? Sarà stato un lunedì, boom, sì, è finito il tempo, signora. Adesso un mercoledì, ma non ci importa, qui ci importa, no, però, non ci importa. Faccia che sabato, domenica. Perché? Basta che vai avanti. Madonna, che pucce. C'è le pucce grosse. Ma com'è che sono piazza dura? A me è venuta qualcosa. È scaduto da. Ma te cosa mangi? Mangi molte patate. È la menopausa, dopo la menopausa. Io mangio molta patata. Le tette non mi crescono. Come dici? Te perché mangi la polenta di San Costanzo? San Costanzo, certo. Sarà finisca la barzelletta. La barzelletta, che la barzelletta. Stava raccontando. La barzelletta, sì, aspetta, la barzelletta. Aveva 30 secondi, sono insomma, la barzelletta di Pierino. Un minuto e 20. Allora, Pierino un giorno era sabato, era sabato domenica, e prende e parte questa gita in barca. Sì. Era sabato e domenica, vabbè, insomma. Ce ne importa. Vado avanti. E prende sta gita in barca. Ma te hai saputo della Rosita Rosario? È cascata poco all'avanti. Sì. Dalla bicicletta. La deve raccontare la barzelletta. Anche dalla barca. Lei si va a sedere. Lei perché fa sempre sti capitomboli, boh. Sì. O perde, non lo so, non c'ha più l'equilibrio, boh. Sì. Lei cade, capito? Insomma, deve stringere. La Rosita, sì. Quando era giugno, è caduta anche da una barca. Te pensa? Come Pierino. Sì, e quella volta si è spaccata il naso, porretta. Deve stringere. Quindi si è spaccata la bicicletta. Con la bicicletta si è spaccata i denti. Dalla barca si è spaccata il naso. Sì. Perché dice, buttate, cascate in acqua. No, perché era arriva la barca, capito? E quindi è cascata a bocca all'avanti nei sassi. Signora, 2 minuti e 15. Tutto il sangue che spicciolava. E dopo noi ci siamo messi a ridere come le matte. Perché te capisci, noi le amiche sei stupide. Capirai questa, tutta stentata col naso rotto e a ridere. Anche c'era anche la Gilda, te la ricordi la Gilda Deodati? La Gilda, l'amica tua. La Gilda Deodati, sì, certo. Quella che sta su Centinarola. Centinarola. E lei ti saluta tanto, molto, sono contento, molto. Contraccambio. Tu eri arrivata a questa barzelletta. Signora, sono 3 minuti e 37 e sappiamo anche chi ha vinto. Ha finito o no? Alla fine. Vabbè, alla la fine. Faccio corta. Faccio vabbè, insomma, alla fine la madre. Pierino, potevi prendere la bicicletta, gli ha detto alla madre. Hai capito come si chiude? L'ho fatta corta, l'ho tagliata. Non mi date il tempo, non mi date. Che era corta 4 minuti e mezzo, durato. Potevi prendere la bicicletta. Bella. Perché la madre è matta, la madre di Pierino è matta più di lui, capito? Allora abbiamo finalmente il risultato. Un applauso al signora Pedotti. Ridere. Chiamiamo l'assessore vieni su per la premiare. Ecco, tieni. Prego, assessore. Un applauso all'assessore. Ce l'ho il microfono per dire due parole. Il microfono è laggiù. Un gelato. Vai, prego, da Jeffrey. E allora è il momento di sapere chi ha vinto. Prego. Capirà, ci ha parlato. Un saluto. L'hai avuto il Covid tu, eh? No, speriamo. Ci ha parlato tutti fino adesso lì. Allora, tutti gli altri concorrenti, venite, tutti i partecipanti, venite su.
Venite su intanto. Solo un secondo, direi che abbiamo bisogno di ridere, no? Quindi, certo. Grazie veramente di questa bellissima serata a tutti i concorrenti, quelli che hanno partecipato e quelli che hanno lavorato per rendere questa serata così piacevole, alla giuria che vedo qui davanti, quindi veramente grazie a tutti, grazie di questa serata. Eccoci, via tutti i concorrenti. Bene, grazie per il saluto al... l'assessore Lucarelli, bene, chi consegna i premi di consolazione ai cinque ragazzi? Ci sono, prego, venite, venga, venga, venga. Qual è questa consolazione? Ah, il vino. Bene, bene. Uno. Avevamo Lucia, Lucia, prego. Qua. Bene, i cinque concorrenti. Un applauso ai cinque che si so che hanno partecipato, ma quest'anno non ho vinto. Dell'azienda agricola Lucarelli. Sono tutti grandi campioni che hanno già vinto in passato. Mentre il buono spesa del Conad. Di lire. L'ho detto sei volte. 100, 200 e 300 euro. Ah, lire? Lire? No. Lire. Lire. 100 lire vincono. Bene, a questo punto possiamo in alto i tre concorrenti, alzatevi, venite avanti. Terza. Un applauso a tutti e tre intanto, venite avanti. Grazie. Siamo pronti per capire chi arriva il terzo. Sarà il terzo classificato, Paolo Talevi. Vince. Fai un passo avanti perché ti un bel applauso. Bravissimo. L'assessore Lucarelli consegna un buono spesa da 100 euro. Bene. Supermercati Conad. Bene. È il fotografo ufficiale. E adesso vogliamo sapere chi ha vinto. Ma non c'è quest'anno Arido? Arido chi tra Antonella Crudeli e Florindo Piccini? Chi vince? Chi vince? Chi vince? Vince il primo premio all'undicesima edizione del Festival della Barzelletta Risata Crepa Palle. Vince Pelle Palle con 6,5 punti in più. Come vuol dire? Ah. Vince Piccini Florindo. Grande Grazie. Florindo. Quindi consegniamo, no? Certo, barzelletta finale. Veloce, veloce, grazie. Consegniamo anche ad Antonella il premio. Antonella. 200 euro di buoni spesa presso il supermercato Conad. La barzelletta. Florindo, 300 euro. Grazie, grazie, ecco. grazie. Prego. Allora c'è un bambino che si alza velocemente al mattino. Sa, i bambini vanno sempre di corsa nella camera della mamma e trova la mamma un po' scostumata, era a cavalcioni sul papà, sulla pancia. Sto bambino è rimasto un po' così. Mamma, ma cosa gli fai a papà? Amore, amore di mamma, vedi babbo che pancione che c'ha? Se mamma non gli fa questa ginnastica tutte le mattine, la pancia di papà è sempre più grossa, hai capito, amore? Mo. A dir dopo arriva la sia, tanto lo rigonfia. Grazie, 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 grazie. Ed è qui che concludiamo il Festival delle Barzellette. Un ringraziamento a Gino e a tutti quanti, tutto lo staff di Tre Ponti, grazie a Proloco. Grazie a tutti. Vi ricordiamo che il 6 di agosto siamo qui per Cesare Augusto. Sarà lo spettacolo che sarà fatto di teatro e di cinema. Quindi non mancate al 6 di agosto. Ciao a tutti. Con il San Costanzo Show. Buona ciao a notte, tutti. Grazie alla giuria. Grazie, buona estate. Signora, vuoi raccontare una barzelletta? Un'altra barzelletta? Oggi devo andare dal mio moroso. Vado dal suo moroso. Energia, sorriso, forza! Alla prossima edizione, ciao! Ciao a tutti, buonanotte! Buonanotte, grazie! Gita dormita dentro il frigo stanotte, se no...